Amici di Parmacian, con la consueta introduzione, con Alberto Cerri per Tu per Tweet, l'uomo del momento sei tu Alberto, fai un saluto nella telecamera a tutti quelli che tra poco ti scriveranno. Ciao a tutti. Non siete troppo così, diciamo, curiosi, però tu rispondi a tutto oggi. Sì, nel limite del possibile rispondi a tutto. Siamo pronti, Alberto, Golden Boy, Trono di Viareggio, Capocannoniere, lo sapete meglio di noi, e adesso iniziamo a rispondere a tutte le domande su Twitch. Via! Allora, ci siamo, iniziamo dalla prima, in ordine di data, da ieri. Allora, a quale campione del passato ti ispiri, chiede Francesco? Mi ispiro o è come mio idolo? Van Basten. Il mio idolo, ma qualcuno ha scritto anche Ibra, ho visto. Hai esagerato per dei cose dello sport. Marco, ma altri giocatori che apprezzi? Zinedine Zidane. Per gli scarsi, insomma. Certo, no, però diciamo nel tuo ruolo. Ah, il mio ruolo, vabbè, Ronaldo. Ok. Serena Savi ti chiede dove ti vedi tra 10 anni. Spero in un campo da calcio. Non so, spero qua a Parma. Convinto però di fare il calcio o ancora sei lì no, io lo voglio che... fare poi Gato per un parmigiano di giocare nella squadra di città, orgoglio. La prima volta che hai indossato mai il palo quanti ne avevi? 9 anni, 9-10 anni la prima volta che l'ho indossato. L'emozione la prima? Bello, abbiamo vinto tipo 18-0 contro una squadra. Quanti gol hai fatto? Ma pensavo, c'erano i tre tempi, quindi continuavano a cambiarti, però ne avevo fatti tipo 9. Allora, hai dichiarato che da buon sassecondino sei, ti senti un ragazzo della bassa. Per te l'animo della bassa è puntini puntini? Cioè, cosa vuol dire essere un bassaiolo? Vivere nella nebbia. Vivere la nebbia? Qualcos'altro? Saper vivere la nebbia. Quanto sei legato alle tue radici? Tanto. Detto piccola lì, no? Sì. Nel senso, proprio nella bassa bassa. I tuoi amici sono di lì? Sì. È la mia patria. Proprio. Qualcos'altro, un aneddoto sulla bassa? Qualcosa che avete voi bassaioli, sono secondo, un detto che avete voi lì? Un detto? Gli odori della bassa, il profumo, l'intimità di te. Bravo. Poi uno ti chiede anche della scuola, te lo dico già. Tanto vai bene. Ecco, sempre settore crociato. Com'è l'organizzazione della tua giornata? Spiegaci la giornata di Alberto Cerri, cioè come si sviluppa? Dipende sempre dagli allenamenti, comunque mi sveglio, faccio colazione, se c'è allenamento il pomeriggio, la mattina mi sveglio con calma. Faccio... Vai comunque a scuola la mattina, anche se è pomeriggio? Ora come ora no, però adesso a marzo riprendo la scuola, ho dovuto staccare un attimo per... Diciamo, sì, se sono al pomeriggio vado a scuola al mattino. Ok. E se sono al mattino vado a scuola al pomeriggio. Allora, questo qui ti chiede cosa vi prova da parmigiano a giocare nel Parma e a debuttare in Serie A a 17 anni. Ripercorriamo anche un po' le emozioni dell'anno scorso. L'emozione, una grande emozione. Responsabilità, cioè senti di portarti un po' la bandiera? No, la vivo tranquillamente questa cosa, però certo, sì, essendo al corrente di questa cosa è comunque bello. Zio Palmieri su Alberto Cerri, dato che ti chiama zio. Secondo padre, vabbè, sì, secondo che bello. Papà Palmieri. Colombello. Sì, Colombello, ce la facciamo. Senti, Alberto in Under 21, grande soddisfazione, immagino, abbiamo raccolto un po' tante impressioni, sta veramente facendo passi da gigante, lui che un gigante lo è, ma li sta facendo anche in senso figura. Sì,
San Felice, onestamente, è una bellissima cosa, un ragazzo del 96 chiamato per uno stage con l'Under 21, per cui sono onestamente, personalmente, ma tutti quanti siamo felici per questa convocazione. Speriamo che possa continuare a far bene come me lo auguro io e ce l'auguriamo un po' tutti. Quanti anni è che tu conosci Alberto Cerri? Sono più di 7 anni ormai. Ecco, ci ricordi il primo Cerri, quando l'hai visto? Era già alto, era un 80? Era già alto, era già un ragazzino, un bimbo interessante, con una grande voglia di giocare a calcio. E così gli è rimasto, quella era la sua dote migliore, e la semplicità, e spero che gli rimane per sempre questo suo modo di affrontare la vita. Un ragazzino con i piedi per terra, perciò gli auguro sempre il meglio. Questo è un motivo di grande soddisfazione comunque. In cosa è maggiormente cresciuto secondo te in questi anni, e in cosa anche dal punto di vista tecnico deve ancora crescere e migliorare? Ovviamente ricordiamo che ha 17 anni. Beh, in cosa è cresciuto sempre, ogni anno è cresciuto in qualcosa. Come ho già detto più volte, l'abbiamo fatto giocare quasi sempre con quelli più grandi, però per via della sua stazza, della sua mole fisica, e ha sempre dato degli ottimi risultati. Può migliorare sotto tutti gli aspetti. Adesso è il momento più importante, dove ancora di più si deve formare, spesso con la prima squadra ce la deve mettere tutta per migliorare tutte le sue qualità, perché mi auguro che possa fare veramente una bellissima carriera. Senti, ma un aneddoto particolare su Alberto, una partita particolare, anche un gol che ha sbagliato nel quale l'ho rimproverato, perché i bravi padri poi rimproverano anche i propri figli dopo bacchetto. Onestamente, cose particolari, sia sotto l'aspetto positivo, che ne ha fatti tantissimi in questi anni, e quelle poche volte che invece non ha fatto delle cose positive fanno parte del cammino di un giovane calciatore. La cosa più bella che ci tengo a sottolineare è che Alberto è sempre stato così, un ragazzino con grande voglia, grande serenità e grande semplicità di affrontare gli allenamenti nel quotidiano. Giochi assieme a Navi? Sono contento, è un bel traguardo per lui. E forza Albi, speriamo che vada tutto bene. Ciao, guarda. Mi devi offrire una cena, Cerri, mi raccomando, dai, Sghi. Ciao Alberto in Under 21, puoi salutarlo? Sì, lo saluto e gli do un grande in bocca al lupo. Quanti gol ti fai nel... Tanti. Solo che in alcuni rigori forse va un po' in difficoltà. Fare bene, arrivare al massimo, che sei il nostro bomber. Conosco Alberto, le sue qualità, tu lo conosci bene. Alberto è troppo forte, è un grande... sì. Forza fisica, grande protezione della palla e... Mane? Bravo ragazzo! Bravo ragazzo, non lo so, che posso dire? Che coppia siete tu, Cerri? Per Albi. Che coppia siete tu, Cerri? Lui fa il 60% della coppia, anche 70%, però bisogna dire che ci si trova sempre bene. Ha tutte le qualità per arrivare in alto. È un grandissimo giocatore, merita questo e merita, sì, questa convocazione. Ma ha dei difetti, però, Cerri, parliamo anche male di Cerri. No, dai, non possiamo dire cose brutte. No, difetti, i capelli sono un po' bruttini. A volte cerca di portare troppo palla e non scarica subito indietro. Troppo grosso, fisicamente, quindi ogni cosa che fa non riesce a portare. Sì, non ce la fai. Poi gli fischiano sempre fallo per via di questi gomiti larghissimi, quindi è l'unico, penso, l'unico difetto che abbia. Niente, volevo solo dire a Alberto che sta vivendo un momento bellissimo, se lo deve godere, però deve essere anche consapevole, da allenatore e da persona che comunque gli vuole bene, che deve saper anche lavorare quotidianamente su quelli che possono essere i suoi difetti. Se li deve ricordare, li deve tenere presente e avere sempre questa voglia, questo stato d'animo che l'ha portato anche nei momenti così, diciamo, di piccole defiance fisiche legate a qualche infortunio, di saper superare. Senti, ma il primo Cerri, te lo ricordi? Quanti anni aveva quando tu l'hai visto la prima volta? Io l'ho visto crescere, perché comunque l'anno che è arrivato ho avuto modo di seguire la sua crescita, perché giocava insieme a mio figlio, per cui ricordo benissimo
tra le altre cose erano molto amici e insieme sembravano l'articolo Hill, talmente c'era già tanta differenza all'epoca, e ho visto tutti i suoi passaggi. È chiaro che fin da subito è sembrato un prospetto molto molto interessante, e all'inizio sembrava soltanto per chi non era quotidianamente a vederlo che fosse una questione fisica, invece ha dimostrato di saper essere un giocatore completo e soprattutto nelle qualità morali e caratteriali di essere veramente sopra la norma. Ma l'Under 21 te l'aspettavi? Un salto abbastanza rilevante per un 96, cioè Alberto 17 anni poi alla fine... Sta bruciando le tappe, è chiaro che... sta già maturando delle esperienze importanti, perché l'esordio in Serie A l'anno scorso, il mondiale di categoria, è sulla bocca di tutti, ha fatto una parte di campionato ultimamente, un torneo di Viareggio strepitoso, è stato a un raduno con l'Under 19, per cui secondo me hanno fatto delle valutazioni tecnici federali considerando sia la giovane età, ma quello che sta facendo vedere e il fatto che l'abbiano chiamato è sicuramente per noi motivo di soddisfazione e orgoglio, ma è una visione che ci sta. Allora Abby, direi che ci siamo. Allora ti chiedo un saluto, ti lascio il microfono, saluta tutti i nostri tifosi di Parma Channel e poi scriviamo qualcosa. Saluto tutti gli amici di Parma Channel e grazie per le domande e ciao. Al prossimo gol.